Informazioni per il collegamento, per stare con noi in diretta streaming. Sul sito abbiamo in alto a destra quattro canali, il classico per ascoltare la radio, ascolta. Accanto c'è Guarda, per vederci in video, come stai facendo ora, in diretta e nei live. Poi c'è il canale Rock Act, dedicato agli amanti del rock, blues, e poi il canale Groove, dedicato al jazz, allo swing, chill out, lounge, fusion, deep and soul. Nel sito, al centro, c'è la sezione podcast, molto importante perché troverete tutte le nostre puntate registrate. Anche questa qui con Number One Selection e il nostro special guest, Ricky Salvatori. Ciao Ricky! Ciao Franco, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, ben trovato Ricky dopo il qualche rock act fatto insieme. Sì, due o tre? Due o tre, sì. Con immenso piacere, davvero. E questa sera, Ricky, vogliamo anche salutare, perché tu sei qui anche in rappresentanza di un gruppo che si chiama Reggae Mala Sound, certo. Salutiamoli tutti. Salutiamo tutti Reggae Mala Sound, Matteo, Fabrizio, Ela e Selassie, Davide, Attilio e Kevin, grandissimi Reggae Mala Sound. Bene. Vogliamo ricordare anche che cosa suonano? Le facciamo roots, reggae e lo facciamo pure bene. Benissimo, allora questa sera quindi Ricky Salvatori con noi. Vi ricordo il numero di cellulare su cui interagire tramite WhatsApp, SMS, oppure potete chiamarci 377-52-45183. È la notte magica, vogliamo ricordare, proprio dato che ci sei tu, il massimo esponente del reggae Mala Sound, sempre presente in tutti i locali nazionali, certo. Forse... con i Mala Sound, adesso scusami se ti interrompo, lo sai, io parlo sempre tanto. no, devi parlare. E siamo in sala, stiamo preparando, abbiamo preparato lo spettacolo già per l'estate prossima e adesso stiamo preparando un tributo a Bob Marley. Vorremmo fare delle serate esclusivamente con pezzi di Bob Marley, ma infatti sempre un po' come dico io, sempre a cazzi nostri, no? Infatti, però un tributo a Bob. Allora, io su queste note di positive vibration dico proprio questo: Robert Nesta, Bob Marley. Stasera diamo anche noi un piccolo tributo, per quanto possiamo fare. Nato il 6 febbraio a Nine Mile, giusto? Te lo confermo. E purtroppo morto a Miami l'11 maggio. Chitarrista, attivista giamaicano, che io credo sia, a parte la storia del reggae, ma un pezzo di storia della musica che davvero ci piace. Tra l'altro, infatti, è stato l'unico artista caraibico reggae che è entrato nella rock and roll, nella Hall of Fame, no? Nella Hall of Fame. È stato premiato come una rock star. Una rockstar, sì, infatti c'è anche la stellina, c'è tutto. A questo punto io direi, sì. Vogliamo fare qualcosa immediatamente oppure diciamo... Decide Riccardo. Decide Riccardo. Allora, noi naturalmente non prepariamo mai nulla, Riccardo. Perché, mai niente. Esatto, perché ci piace la spontaneità, okay. Ci piace stare veramente... In sintonia con la gente in maniera semplice, spontanea. Okay. Allora, la chitarra sta qua. È lì. Allora, a proposito di Bob Marley, pezzo classico di Bob Marley, titolo No Woman No Cry, rifatto a cazzi miei. Cazzi miei, in chiave chitarra e voce, in chiave acustica. In chiave acustica. Allora, qualsiasi cosa uscirà fuori questa sera è naturalmente, questo possiamo dirlo, una autentica novità, perché nella sua esibizione, in tutte le sue esibizioni, Riccardo riesce a cogliere sempre qualcosa di nuovo. Grazie. Ci provo almeno. Ci provi e no. Ci riesci abbastanza bene. Questa sera quindi vi ricordo il numero di telefono WhatsApp o SMS 377-52-45183 per interagire con noi, e noi iniziamo con Ricky Salvatore, il nostro ospite speciale, per questo piccolo tributo al reggae, alla famiglia Marley ed in particolare a Robert Nesta, Bob Marley. A te Riccardo. Yeah.
woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. I remember when we used to see in the government church in Trenchtown, observing the evil cry. Man, good people with me. Good friends we have, oh, good friends with us along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. I remember when we used to see in a government church in Trenchtown, and make your dream, you make you fight your light. A lot of people burning through the night, and they welcome a little party. I sit and share with you. I got to push on through, but while I'm gone, no woman, no cry. Everything's gonna be alright. 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 No woman no cry. No woman no cry. Woman in a darling, don't shed no tear. Woman in a darling, don't shed no tear. Woman in a darling, don't shed no tea. Don't shed no bellissima questa versione, un po' rischiosa, perché quando ci si avventura in certe cover bisogna avere un coraggio e soprattutto una preparazione ed un estro particolare. La prendo come una conferma. Perché si rischia veramente grosso. Però devo dire che questa versione ci piace, è una bella cosa fatta, ripeto, spontaneamente, e che inizia questo tributo. Io ho pensato questa sera di fare un piccolo tributo per quello che possiamo a Bob Marley. Naturalmente mi fa molto piacere che continuerete con il reggae Mala Sound, sì, e inizierete questo vostro... diciamo più importante tributo, sì, no? Sì, più perché... importante. Anche perché sembra, delle volte sembra facile pensare di fare i pezzi di Bob Marley, sembra, perché sono i più semplici, sono i più diretti, sembrano i più semplici, ma infatti cerchiamo di rifarli, come ho detto prima, veramente a cazzi nostri, rispettando le percentuali alte, quello che è, ma non potrai mai. No, ma noi, io dico sempre, no, tu sai, anche nel Rock Art abbiamo parlato tante volte, sì, non vogliamo proprio delle copie, ma delle interpretazioni. Certo. Delle interpretazioni che nascono anche dal pensiero che uno ha per l'artista, no? Certo. E quindi diventano cose molto personali, a volte molto belle. Tu sai, per esempio, a parte Bob Marley, questa sera devi
devi dedicarmi qualcosa. Bene, comunque è una sorpresa per chi ci ascolta, okay. Perché io sono molto affezionato a quella canzone, okay. Alla tua versione poi. Grazie. Ecco, vabbè. Qui quindi quella che è proprio rischiosa, proprio quella è stata rischiosissima, però proprio per questo penso che è stata una cosa bellissima ascoltarla da te nella versione tua personalizzata, che nulla toglie alla bellezza della canzone stessa. No. Era una versione più intima e intimistica del pezzo. Sai, quando l'artista, se vogliamo tra virgolette, chitarra, voce, piano e voce, trova il pezzo che è sinfonico, dove ci sono arrangiamenti pazzeschi, trova il modo di renderlo proprio, trovando quella versione che più gli è consona. Sì, infatti, però per il momento non diciamo niente, perché è stata una sorpresa per me, perché mi hai detto te la faccio, no? Te l'ho promesso. Me l'hai promesso, però voglio che sia anche una sorpresa per chi ci ascolta e spero che piaccia anche agli altri. Noi non possiamo far altro che proporvela magari un po' più in là. Adesso questo tributo a Marley, tanta gente ha fatto tributi a Marley, tanta gente nel reggae ha fatto anche tributi per esempio a Pink Floyd. A proposito di cover, questa è una cover che a me piace tantissimo, devo dire. È una cover, ripeto, particolare, e che io voglio dedicare proprio a Bob Marley, anche io, con la classica frase, forse divenuta mondiale: vorrei che fossi qui. Noi tutti, certo, vorremmo che fossi qui, magari. Wish you were here, vorrei che fossi qui. Tutti vorremmo che fossi qui, Bob Marley. Io a questo punto direi, ricordandovi sempre il numero di Radio Ferentino, il numero che vi permette di interagire con Ricky e con me naturalmente, un ringraziamento speciale alla regia, Andrea Festone e Carlo Leoni, rispettivamente alla regia audio Andrea Festone, alla regia video Carlo Leoni. Allora, voglio ricordarvi il numero. Allora, per SMS, WhatsApp oppure chiamarci 377-5245183, www.radioferentino.it. Continuiamo ad ascoltare musica, ad ascoltare qualcosa che viene dalla chitarra e dalla voce di Ricky Salvatori. Vi ripeto, ospite e anche rappresentante di un gruppo che vi delizierà naturalmente con un tributo di Bob Marley che stanno preparando appositamente per tutte le piazze, i locali in giro qui per la regione e in tutta Italia. Allora, Reggae Mala Sound, ricordate prossimamente le date e questo tributo a Bob Marley. Noi qui facciamo il piccolo tributo, come abbiamo detto prima, e questa volta Ricky Salvatori. Che cosa ci suoni, Ricky? Sempre continuando sul tributo, allora un pezzo classico, Three Little Birds, bella, che è il classico roots reggae, sempre a cazzi miei, se posso, diciamo. Sì, poi. Per divertirci. Diciamo che il cazzi miei è stato il trade union fino adesso della serata. Cioè, diciamo che se dobbiamo rischiare, schiamo fatto bene. Vai Ricky. Mi tolgo sempre le cuffie che mi trovo meglio. Sì, beh, tutti gli artisti suonano così. Have a little faith, gonna be alright. Singing, don't worry about the faith. Cause have a little faith, gonna be alright. Singing, don't worry about the faith. Gonna be alright. Singing, don't worry about the thing. Cause every little thing gonna be alright. Wake up this morning, say it more.
inviting sun, pretty leopard behind my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. This is my message to you. Singing on worrying about the thing. Oh, everything gonna be alright. Singing on worrying about the thing. Oh, everything gonna be alright. Wake up this morning, smiling with the rising sun. Three little birds behind my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. This is my message to you. Singing on morning about the thing. Oh, have a little bit, we're gonna be alright. Singing on morning about the thing. Oh, have a little thing, we're gonna be alright. Mi è piaciuta, mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo. È una sorpresa, è una sorpresa. Questa non te l'avevo mai sentita suonare così. Questa è da poco che diciamo la struttura musicale si presta a un boogie. Questa è un'esclusiva Radio Fiorentino. Questa è esclusiva Radio Fiorentino. Questo è rischiare per me la musica. Ma sì, penso sì. Che originale sarebbe stato. C'è sempre un metodo per farlo, ma così è proprio stravolto. No, no. Non so se arriva, come arriva. Arriva, bella e inaspettata. Perché il concetto è di là. Don't worry, non ti preoccupare che andrà tutto bene. Ci stava su una chiave, su un giro blues. Sentiva pure un po' di batteria sulla chitarra, sembrava. Forse era la botta che davi. Quello è un po' di finger percussivo finger, che bravo. Ci sta sotto, ovviamente. E ci sta bene. Sono contento. Cosa veramente inaspettata, molto molto simpatica, ci è piaciuta. Adesso tributi a Bob Marley. Io direi a questo punto di godercelo un po', il Bob Marley. Bob video. E naturalmente tanto per ricordare com'era, magari qualcuno non lo ha potuto vedere dal vivo, forse l'hanno visto in pochissimi. Un piccolo, Carlo Leoni lo ha visto per esempio dal vivo e devo dire che come tanti altri grandi artisti era un po' una novità, perché un conto è andare ad un concerto dove la persona è affermatissima, no? Che va di moda, un conto è andarci agli albori, sì. Come per esempio ricordo Number One Selection, arrivavano i primi 45 giri e arrivò questo 45 giri con delle palme colorate, era bellissimo, graficamente semplice e bellissimo. Arrivò questo 45 giri, parlo di 40 anni fa, di Bob Marley e i Wailers, e misi su questo disco. E la gente diceva, ma che è sta roba? Era Bob Marley. A integrare questo, la palma, perché era la prima collaborazione con la Island Records e la Tuff Gong, che era la casa discografica giamaicana. Il compromesso, Island Records, quale produttore Chris Blackwell è stato lo scopritore anche di grandi gruppi, ha prodotto, poi la Island ha iniziato a produrre gli U2, poi sotto forma di altre case discografiche. E sta palma era proprio, lo riconoscevi subito, 45 dei Caraibi, cosa? Sì, molto colorata, a me piaceva molto anche graficamente. Come cominciò a suonare questo disco? Arrivarono tantissime telefonate quando la radio era sui 99 e 300 MHz in FM. Novità un po' assoluta per quei tempi, ma alla fine, voglio dire, quando che la gente si chiedeva ma che musica è arrivata questa ventata di novità. Questa è stata ritmicamente dal reggae che partiva dal calypso, dallo ska, ha trovato la formula che più semplice in quel periodo, la musica. Poi i temi trattati, ovviamente la pace tra i popoli, insomma. Sì, sì. Per quello che Bob Marley è andato oltre i Caraibi, è diventato profeta del reggae,
anche per i significati, no? Certo, per il messaggio direi certo. Universale, certo. Universale, perché Trench Town, come diceva lui, non è in Giamaica. Trenchtown è in tutto il mondo. Io purtroppo, a differenza di Carlo Leoni, che fortunatamente l'ho visto dal vivo, io l'ho visto dal morto, purtroppo, perché sono andato sulla tomba, ovviamente. Di questo ne parliamo dopo. Ok. Di questo ne parliamo dopo, così diamo anche qualche... Intanto un segno della croce ce lo facciamo qua. Comunque salutiamo Max che ci sta ascoltando. Max Mazzocchia. Okay. Che... Grande Max. Ok, e andiamo via con questo jamming, sperando di saltare insieme. All right, yeah. We jamming. Yeah. We jamming, I wanna jamming with you, Bob Marley. Restiamo sempre in tema Bob, naturalmente, questo è il tema della serata. Ma il grosso tema è quello che dicevamo noi prima, no? È il messaggio di Bob Marley, sì. Un messaggio universale, e mi ha fatto molto piacere, New York Art, come dicevo prima, quando facesti a tutti noi che eravamo lì una bella sorpresa. Questa volta... Non si tratta di Bob Marley, no, ma di un altro, beh, se vogliamo, se poi contemporaneo, profeta, forse anche maggiore, anche superiore, Bob Marley, dipende, ma, non lo so, magari dell'Occidente. Diverso, no, diverso. L'altro tipo di profeta. Esatto, la bellezza poi è nella diversità del messaggio, no? Come diceva qualcuno, io ho un'idea, tu hai un'idea, se parliamo abbiamo tutti e due idee, no? Certo, ed è stato proprio questo la bellezza di questa esecuzione di un grande assoluto, un altro grande della musica, che tu hai portato in un altro rischio dei miei. Un altro rischio, hai fatto questa bella versione reggae. Infatti, scusa se ti interrompo. Tante volte quando mi chiamano Rischiardo Salvatore. Ecco, noi dall'inizio che aspettavamo... Ecco, così mi piace. Okay. Diciamolo pure, Andrea, Riccardo... Poi nasce come uno dei più grandi comici di Ferentino. Esatto. Però adesso non lo so. Tra l'altro la battuta, quella che vince sempre, è quella: ma perché? Ma non lo sai? Perché quello che sto a fare? Che stai a fa? Il comico. E ecco, l'effetto è sempre quello che pensavi di la prima battuta. Questa è la prima battuta. L'aspettavamo dall'inizio, ma diciamo pure che un po' di emozione c'è sempre. C'è sempre un po' di emozione. Ed è bello, sai perché? Perché anche quando suoni sul palco, su tutti i palchi, che sono tanti fino adesso e saranno tantissimi sicuramente, c'è sempre quell'emozione che all'inizio ti prende, no? Da quel film, che guarda, se non avvolge... ci sta, se no, giorno, c'è stato un periodo, lo devo dire, ma non perché magari era un periodo forse non molto positivo, che invece non mi prendeva quell'emozione, era diventato, sai, quando risuoni, l'abitudine che ti fa perdere quella cosa, quel nervosismo, quella cosa. Per fortuna l'ho ripresa, pure grazie ai Reggae Mala Sound e grazie agli studi che sto facendo di chitarra, i fingerstyle, il finger picking, che mi hanno fatto scoprire le melodie, lavorare molto con la voce. Insomma, a proposito di voce, dato che abbiamo parlato poco, prima parlavamo della tomba di Bob Marley, stavo dicendo della bomba di Bob Marley. Che è più che un lapsus freudiano, è un lapsus marleyano. È un lapsus marleyano. Esatto. La bomba di Bob Marley. E ci sta bene, no? Perfetto. Io ricordo, ecco, questa qui la condividiamo con chi ci guarda, con chi ci ascolta. Sei venuto in agenzia un giorno e mi hai detto una cosa, Franco. Io devo andare in Giamaica. Allora, guarda, c'è un aneddoto. Raccontala tu. Questo è un aneddoto. Diciamo che è un aneddoto 24 carati. Quando si dice, oh, mi hanno regalato un aneddoto. Ti hanno regalato un aneddoto. Tutto va... No, allora, diciamo che l'incipit, che io volevo andare in Europa. Diciamo, possiamo raccontare. Sì, volevo sì. Andare in Europa. Invece tu mi hai mandato in Giamaica, fortunatamente. Cioè, ti ho detto, Franco, magari tu mi hai detto, Riccardo, tu cazzo vai. Tu ti andai in Giamaica, guarda, ti organizzo tutto io, ti trovo tutto io, ti faccio tutto io. Siccome lo posso dire e lo posso testimoniare, nessuno mi può smentire di essere stato, penso, l'unico bianco senza capelli che ha cantato in Giamaica. Io sono andato lì per cantare. Poi il locale, uno dei locali più grossi dei Caraibi, che manca a fare l'apposta, si chiamava Rick's Caffè. Oh. Manca a fare l'apposta. Rick's Caffè.
che personale lì non ti dico quello che ho dovuto fare. Praticamente serate precedenti giravo per locali di là della Giamaica, no? Lì funziona che è sempre lo stesso gruppo che gira, sono turnisti. Mi inventavo sempre la stessa storia io, che dovevo dedicare una canzone a una ragazza, che era il compleanno di una ragazza. Praticamente una sera, due sere mi scartavano proprio, dicevo ma chissà, ma dove? Fin quando sono riuscito a farmi amico un tastierista e sono riuscito a suonare sto locale, ma da lì, da suonare questo locale, poi sono riuscito a suonare altri due locali, sempre l'unico bianco senza capelli che è andato a cantare Bob Marley in Giamaica. E dicevo, quando mi presentavano, giustamente per presentarmi dicevo with no hair, just a pair, cioè senza capelli, senza capelli, ma con due palle così, I'm with no hair, but just a pair. E loro capivano e mi facevano suonare, perché tu immagini, dici ma chissà, ma da dove si è partito? Però devo dire che questo lo devo a Franco, lo dico, non è perché, lo devo a Franco, e tra l'altro poi uragani dei Caraibi, sì, cioè, però ti sei fatta un'altra bella settimana, no? Una bella settimana, vabbè, chiudiamo con l'aneddoto. Mi chiama Franco tre giorni prima della partenza, io dovevo stare mi sembra due settimane più. Mi chiama Franco due giorni prima della partenza per la Giamaica e mi dice Riccardo vieni immediatamente in agenzia che c'è un problema, problemi seri. Ecco qua, io già dall'altra parte del mondo, cioè insomma non è che stavo molto rilassato. Mi dice insomma tu mi dici che il volo di ritorno, siccome non avevano raggiunto il numero e cose varie, lo avevano cancellato, quindi io mi potevo fare una settimana o una settimana in più pagata. Che scelta. Quindi mi sono fatto tre settimane in Giamaica, una settimana, tre settimane da raccontare. Da raccontare, perché gli ultimi giorni sono stati sotto uragano, rimango, però una bella esperienza, insomma, tutto condito. Diciamo che lì noi la sera gangiavamo la cucina giamaicana. Cioè a cena noi ci gangiavamo la cucina giamaicana. Oh. Gangiare, comunque, lì gangiare, cioè da noi la sera dicevo vado a mangiare, lì dicono giustamente vado a gangiare. A gangiare, no. E mi sembra giusto, abbastanza ovvio direi, no? Un'ottima cucina. Un'ottima cucina. Ascolta, e invece sul dici questo no. Fatto della tomba di Bob Marley, quindi ci siamo, io voglio farti sciogliere un po', se no finisce okay. La trasmissione. La tomba di Bob Marley allora. Stai come una corda di chitarra. Vabbè dai, tomba di Bob Marley è stato fantastico perché io, un mio amico carissimo, e una comitiva di ragazze e ragazzi, soprattutto del nord Italia. Non allora, io faccio una distinzione del reggae: ci stanno gli amanti del reggae e i fidanzati del reggae. Gli amanti, questi non erano né amanti né fidanzati. Comunque, entriamo nella tomba di Bob Marley, che è un'abitazione dove dentro c'è un mausoleo, insomma, un corridoio che giri con questa tomba. Io entro, ovviamente. Mi sono messo in ginocchio e mi sono fatto segno della croce, perché comunque di fronte a una tomba, poi di più la tomba di Bob. Al che io quando mi metto in ginocchio e mi giro, tutte queste persone praticamente a fiamme per culo, ride, dice ma chi si è matto? Li ho fatti mettere in ginocchio tutti quanti, 15 persone, tutti, mi sono girato, ho detto oh, qua ci sta niente da ridere. In ginocchio. Qua siamo di fronte a Bob Marley, quindi, oltre che è comunque un morto e va bene, ma è Bob Marley, e tutti in ginocchio. E tutti in ginocchio. Ma più per paura che ci davo che vaso, perché lì poi è pieno di vasi, sai, con queste cucine, tutti in ginocchio ad onorare la memoria di Bob Marley. Ecco, quindi hai fatto mettere in ginocchio tutti. Abbiamo parlato un po' con adesso parlerà lui con la chitarra, perché come vi dicevo questa è una sorpresa, una sorpresa riguardo ad un altro grande che di temi universali ne ha trattati tantissimi. Forse questa è la canzone più significativa, che non muore mai, no? Mai. Come io spero non muoia mai l'immaginazione, la fantasia, quando uno può immaginare un mondo migliore. Questa è di John Lennon, si chiama Imagine, ma è un Imagine che l'hai immaginata molto molto particolare, e la dedichiamo a tutti voi, oltre che dedicata a me, a tutti voi che ci state guardando o ascoltando su www.radioferentino.it. Imagine, John Lennon, è la versione di Ricky Salvatori. Thank you.
try. Nowhere, nowhere below us, above us only in the sky. Imagine all the people sharing life and there's no country. It is an art to do. Nothing to kill or die for, and no religion though. Imagine all the people living life and only one. I hope someday and will join us and the world will be as one. Will be as one. A brother, a man. Imagine all the people living life and deed. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday and will join us. Imagine di John Lennon da Ricky Salvatori. Questa però ve la consiglio di andarla ad ascoltare sui palchi, verrà suonata in una versione reggae favolosa. Naturalmente in acustico non certo. Può dare molto l'idea, ma questa è la personalizzazione di Ricky Salvatori e sarà ancora più bella con Ricky e i reggae Mala Sound. Continuiamo ancora con qualcuno che ci può dare forza? Che ci può dare forza. Chi vogliamo continuare? Vogliamo ascoltare adesso qualcuno che, diciamo, anche lui nel reggae ha detto la sua, no? Stiamo parlando di Peter Tosh. Peter Tosh. Degno compare. Degno compare, degno compare. E per voi abbiamo scelto questa Johnny B. Good. Johnny B. Good, naturalmente dalla voce di Peter Tosh. E continuiamo sempre con il reggae, parlando di reggae. Anzi, io direi di lasciare proprio spazio all'interpretazione della chitarra e naturalmente alla voce di chi riesce a costruire qualche magica atmosfera
su qualche canzone super conosciuta. Riccardo è un maestro in queste cose, sì. E io adesso, sinceramente, perché stiamo improvvisando tutto e così ci piace e così spero che piaccia anche a voi, perché non preparando niente tutto viene in modo semplice e naturale. Io non so qual è il prossimo pezzo, forse... Guarda, ti voglio stupire. Questo sì. È un pezzo che dedico io a Andrea. Colgo pure l'occasione per fargli gli auguri che ha fatto 38 anni. Grazie. L'altro giorno. A proposito di John Lennon, no, per chiudere quel discorso su Imagine, che poi l'8 dicembre è l'anniversario della morte, no? Sì, l'8 dicembre. L'8 dicembre. Mark David Chapman, quel grande pezzo di sotto al Dakota Hotel, in quel del Central Park, lo aspettava col libro su in mano per farselo autografare, gli ci ha dato 3 pistolettate a John Lennon. Immagine adesso, che mancanza di profeti che ci abbiamo. Infatti, comunque siamo sempre, parliamo, i riferimenti sono sempre quelli. Dopo 30 anni, 40 anni, non è che siamo a parlare di Tiziano Perro o Alessandra Mocoso. No, va bene, come... ma voglio dire, non... Con tutto il rispetto, insomma, per no, Tiziano Perro. Tutto, con tutto il rispetto per tutti, qui parliamo di altre cose. Di altre cose ne siamo veramente orgogliosi, onorati. Questa è una canzone che ha segnato la mia... perché ce l'ho avuto pure io, pure Andrea, la nostra gioventù, giovinezza. Terence Trent D'Arby, te lo ricordi? Chi se non se lo ricorda? Terence D'Arby, che poi era un creolo, un caraibico, veniva sempre da Centro America, scrisse questo disco bellissimo, tra cui Sign Your Name, cioè scrivi il tuo cuore, scrivi il tuo nome, scusatemi, scrivi il tuo nome nel suo cuore. L'ho rifatto, che adesso si chiama Sananda Maitreya. Adesso si chiama Sananda Maitreya perché mi sa che ha cambiato religione, tipo è diventato come... si è dato all'Islam. Ricordiamo che il miglior islamico dell'uomo è un cane. A proposito di Islam, l'altro giorno ho visto, ma non te l'ho raccontato, ci stavano 5, ma di più, erano una decina col pulmino, di quelli che vanno in giro così a vedere i monumenti, no? Erano in jihad turistica. Ah, capito? In jihad turistica, no. E poi aspetta, e poi l'ultima notizia che è stata, Andrea, non so se la sai, no. Di cui purtroppo, perché tra un po' è anche l'anniversario di vari attentati, di quello che si è fatto esplodere in giacca e cravatta. Era un kamikaze. Come potete vedere, c'è sempre la battuta in agguato, e questo naturalmente chi è amico di Riccardo lo sa. Ci aspettavamo questo, ecco. Piano piano Riccardo si scioglie, le corde della chitarra restano sempre tese, però, e vogliamo deliziarci con la tua voce, la tua musica, la tua interpretazione di questo bellissimo, bellissimo pezzo che si chiama, diccelo tu Ricky, Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby. Way. Sign your name.
dream across my heart. I want to be my baby. Sign a dream across my heart. I want you to be my lady. Birds never look into the sun before today's dawn. But all the light shines brighter on a beautiful day. Strange blue leaves alone, we don't want to deal with you. We share our seas showering in the room that makes the rain. All alone with you makes the butterflies and me arise. Slowly we make love and the heart rotates throughout the day. Slowly we make love. Sign a name across my heart. I want you to be my baby. Sign a name across my heart. I want you to be my lady. Birds never look into the sun before the day is done. But all the light shine brighter on a peaceful day. To deal with you, we shed our seas showering in the room that makes the rain. Sign a name across my heart. I want you to be my baby. Sign a name across my heart. I want you to be my lady. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Sign your name across my heart. Ricky. Oh, finalmente. Com'era? Era bella, era grande, bella com'era. E veramente grazie. Ci piace. C'è anche qualche applauso. C'è un messaggio anche, c'è un messaggio. Ascoltiamolo. Ciao, sono un fan di Alessandro Amoroso, ma vorrei dire una cosa a questo Ricky Salvatore. Ma non ti vergogni? Allora, ti rispondo a questo questo ascoltatore. Ce n'è un altro. Ah, una, okay. Porco Dena, che ricardata. Aspetta, questa mi sembra la voce di Michela. Come si chiamava la ragazza? Michela. No, mi sa la sorella. La sorella di Michela. Michela. Sì, questa è Ciao, la sorella di Michela. Sono un fan di Alessandro Amoroso, ma vorrei dire una cosa a questo Ricky Salvatore. Ma non ti vergogni? Allora, sicuramente mi conosce perché possiamo dire che il mio nome d'arte, ok, Ricky Salvatore, Riccardo Salvatori, o anche Ricky Savers quando vado fuori confine, Ricky Savers come è, perché altrimenti determinati fine settimana estivi. Il fine settimana estivi mi chiamo Salvatore Riccardi. Che ci sta, ci sta, perché è un'altra sta. Persona. Ma poi non puoi dire quanta gente mi ha detto, ma non sai quanto cazzo assomiglia a Salvatore Riccardi? Si uguala a Riccardo sono Salvatore. Sono io. Cioè, allora salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, naturalmente salutiamo Betty che ti fa tantissimi complimenti, ci ascoltano anche da su al nord Italia, questo ci fa immenso piacere. Salutiamo Ivan che ci ha mandato il messaggio. Salutiamo Ivan. Salutiamo Ivan che è il fratello della sorella di Michela, della cugina di Michela.
che naturalmente trova sempre il tasto giusto da battere nel momento giusto. Forte, poi lui è forte a fare le patatine, no? Eh? Ivan Friggi. Ivan Friggi. Lo chiamavamo noi. Ivan Friggi. Allora, vi ricordo, WhatsApp, SMS, oppure potete chiamarci 377-524513. Quello che stiamo per vedere è un autentico tributo di grandi della musica. È arrivato un altro messaggio e vediamo un po' chi è. Non so se si può sentire perché mi sto a far scrivere prima. Va raga, bene, raga, non facciamo scherzi, eh. No, raga, non facciamo. Allora... Si può. Ok, via. Sì, Salvatore, sono la sorella di Michela, mi ha riconosciuto. Perché offende Alessandra? Io a te non ti ho mai offeso quando ho fatto quelle canzoni dei Pink Floyd. Qui ci sono qualche esperienza che non possiamo dire? No, meglio niente. Diciamo. Meglio, meglio di no. Allora, cogliamo l'occasione naturalmente di salutare il nostro amico Ivan che ci segue sempre. Nonché speaker. Della domenica pomeriggio, il Sunday e il 32 bit nella neonata Radio Ferentino News. Naturalmente potete andare su Facebook, mettere un mi piace se volete sulla pagina di Radio Ferentino, che aumenta i like in maniera vertiginosa grazie a voi. E a questo punto ci sono dei personaggi della musica direi abbastanza bravi, che nel 2013 si sono riuniti per dare un grande tributo anche loro a Bob Marley, inevitabilmente provenienti anche se c'era la famiglia Marley e così via dicendo, ma provenienti da diverse esperienze. Hanno tirato su qualcosa, Could You Be Loved, di veramente, veramente bello, anche loro con la loro interpretazione. Ok, ci risaluta Ivan e... Ciao a tutti ragazzi, ciao Franco Grande con il programma Number One Selection, la regia di Festone. Vorrei salutare mio cugino Riccardo che non mi ha riconosciuto, sono io la sorella di Michela. Posso dire tranquillamente senza rischio di offenderlo, saluto Massorita, che è mia cugina. Ok, ciao Ivan, resta in ascolto e adesso qualcosa di veramente, veramente speciale da questi signori simpaticissimi, bravissimi, fate un po' voi. Era il 2013, grande tributo a Bob Marley. Una cosa veramente bella. Abbiamo visto tantissimi artisti riuniti sotto il nome di Bob Marley. Ed è stato un tributo nel 2013 veramente ad altissimo livello di qualità e partecipazione. Io a questo punto... Eravamo indecisi su cosa, dimmi. Su cosa proporre. Perché qua dobbiamo mettere al corrente però gli ascoltatori che Franco ci ha tutte richieste, giustamente, perché è un amante, anzi lui è un fidanzato del reggae. Quindi dimmi tu quello che preferisci. No, io, diciamo, tu lo sai che io sono... Io sono diciamo un... che tra un alleluia che tu dicevi e un waiting in vain... Perché parlavamo delle cover, infatti, alleluia, che il pezzo di... Leonard Cohen, che è morto da poco, esatto, portato a successo poi pure da Jeff Buckley, è rifatto molto in chiave reggae, alleluia, è un pezzo molto usato in chiave reggae, magari quindi, un po' più veloce pure Scar, ma sono tante versioni. E tu quindi pensi alleluia? Però la rifaccio sempre in versione acustica, diciamo. Versione, beh, chiaramente. Vabbè, dai, versione acustica. Io ci provo sempre. Vogliamo fare questo alleluia oppure waiting in bene? Decidi tu, oppure tutti e due, magari... Facciamo tutti e due. La no. Facciamo dopo questa waiting in bed. Vabbè. E quindi adesso facciamo alleluia di Jeff Buckley, cioè di Leonard Cohen, Bonalma, portato al successo da Jeff Buckley, Bonalma pure lui. Riportata qui su www.radioferentino.it da Ricky Salvatori, che è l'ospite. Ricky Salvatori e la sua chitarra, rappresentante del reggae Malasound. Alleluia, Bob. Alleluia. There was a secret chord that David played, and it plays a lot, but you don't really care.
music, do you? When it goes like this, the four, the fifth, the minor four, and the major leaf, the baffled king, compose it, hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you need the proof. You saw air betting on the roof, the beauty and the moonlight over through you. When she ties you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lip she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 I took the name in vain. I don't even know no name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. The holy or the broken heart. My best, but it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though you went wrong, I'll stand before the Lord of Song. We know things on my tongue, but alleluia Bob. Alleluia Bob. Bellissima, bellissima, ci voleva proprio e ci stiamo emozionando sempre di più. Vogliamo entrare un po' nella famiglia dei Marley, okay, anche per vedere qualcosa e qualche lavoro fatto da qualcuno dei Marley, perché sono tanti, abbiamo detto 12-13 più gli altri 12-13 ufficiali, più altri sparsi
diciamo che era un grosso. Rimaniamo così, diciamo che era un grosso, quello più forte secondo me, Damien Marley, chiamato Junior Gong era il soprannome, Junior Gong Marley è il più forte tecnicamente, ascoltiamo pure qualcosa di lui poi casomai. E poi Julian Marley. Ecco, Julian Marley, fermiamoci un attimo qui perché ha fatto anche un video abbastanza bello, sì, di questa canzone che si chiama Boom Draw. Yeah. Boom Draw. No, Boom Draw. You know? No. Adamo. Adamo, no. No. Yeah. Allora, direttamente penso un po' in Giamaica. Julian, che poi tu lo sai, scusami sempre se ti interrompo, ma quando mi vengono poi le battute, la motocicletta più che la Giamaica, cioè da tutti i vizi proprio, la Marley Davidson. La Marley Davidson, la Marley Davidson. Ecco, incomincio a riconoscere il grande Ricky Salvatori. A proposito, se vi capita, sedetevi ad un tavolo con lui, bevete una birra e condividete veramente quattro risate, perché se lui è in vena si ride veramente. Sì. E andate sulla pagina di Radio Fiorentino perché abbiamo postato l'album di stasera. Sì, allora incominciano ad uscire le foto di questa diretta live Number One Selection. Ringraziamo il nostro fotografo ufficiale di Radio Fiorentino, Francesco Street, Francesco Savelloni, che è venuto, viene sempre, fa le sue foto, le pubblica per farvi vedere anche un po', per farvi vedere e farvi vivere un po' l'atmosfera che viviamo. Noi naturalmente cerchiamo sempre di divertirci con la musica. La parola d'ordine. Esatto, la parola d'ordine è divertirsi. Adesso è il momento di Julian Marley con il suo Boom Joe. Boom Joe. Julian Marley e questo Boom Joe. Tanto per stare in tema di figli, allora, le mogli e i figli. Ziggy, uno dei figli di Bob Marley, che ha seguito le orme del padre diventando un musicista reggae. Damian, un altro figlio di Bob che è diventato anche lui musicista reggae e rastafariano. Bob Marley ha avuto 13 figli, abbiamo detto ufficiali, 3 con sua moglie Rita, 2 adottati da 2 relazioni di Rita, quindi scusate, e gli altri 8 da relazioni con donne da cui si è poi separato. L'elenco completo in ordine di nascita: Imani, Carol Marley, Sharon, Sidiglia, che praticamente ha preso il nome della nonna. Della nonna. David, detto Ziggy, sì. Stephen, Robert, detto Robby, Rowan, Karen Stefani, nata il 17 agosto 74 da Rita, secondo Sidiglia Booker era figlia di Rita e un altro uomo di nome Ital. Yeah. Ma era stata ufficialmente riconosciuta come figlia di Bob. Quindi, e poi c'è Julian, quello che abbiamo poc'anzi ascoltato, che è del 75, nasce da Lucy Pounder, tanto per fare un po' di anagrafica. Sì, anche sì, perché lui di anagrafica ne ha fatta parecchia, penso. Anagramfica. Anagramfica, sì. Allora, torniamo, mettiamo ancora i riflettori su Ricky, perché Ricky, non preparando una scaletta, ci riserva sempre delle sorprese. No, diciamo che una scaletta l'avevo preparata. Però poi l'hai strappata un po'. L'abbiamo strappato perché si sta a prendere sul personale. Qua siamo tra amici, no? Esatto. Quindi mo, se tu mi chiedi un pezzo di Claudio Villa, lo possiamo fare. Sì, sì, sì. Non c'entra niente, però per dire. E invece per fare, dici tu. Adesso voglio fare The Night Shift, pezzo carissimo, che poi è il nome anche di uno dei tuoi gruppi famosi, sì, quindi così la possiamo dedicare anche a chi fa il turno di notte, per la gente della notte. The Night Shift, infatti letterale il turno di notte, per io il senso era che il turno di notte, perché noi quando iniziavamo a suonare non ci facevano mai smettere di suonare, e quindi diventava un vero e proprio turno di notte per suonare. E quindi è una bella cosa. The Night Shift. Una bella soddisfazione fare questi turni di notte. A tutti voi che magari avete cominciato, state per cominciare, oppure avete finito, comunque questa Night Shift è per tutti coloro che la notte vivono, che la notte vogliono emozionarsi.
sunshine knows my tide by day, nor the moon by night. But and everything that I do, shine the hope and I try. And if it's all night, it got to be alright. If it's all night, got to be alright. Your mama, you look this one for a lucky one under the sun. If you make me move, move, any low, you go to grow the whole night. It's alright. Yeah, working on the night shift in the forklift, walking in the forklift in the night shift from AM to PM, from AM to PM, from AM. To PM, from AM to PM, from AM. Another corner and bring your suitcase, yeah. Bite sweat, bite sweat, bite sweat, bite sweat, bite sweat on my brow. Bite sweat on my brow. Bite sweat on my brow. The whole night. And it's alright. And it's all night. And it's alright. All night, all right, all night, all right, all night, yeah. Working on the night shift with the forklift. Working on the forklift in the night shift. Working on the forklift in the night shift from AM to PM, from AM to PM. From AM to PM. Night shift. The night shift. Il turno di notte. Il turno di notte. è bellissima e l'abbiamo ascoltata tantissime volte, mai ci stanchiamo di ascoltarla. Naturalmente torniamo all'evoluzione del reggae, dei figli che sposano anche dei progetti abbastanza elettronici. Qui c'è sul prossimo Damian Junior Gong Marley. Questo progetto con gli Skrillex e questo è Make It Bam Dam ed è un video veramente veramente bello per voi, only on Radio Ferentino. E naturalmente noi abbiamo sempre qui un grande progetto che non finisce mai di stupirci, perché ripeto, per chi si fosse messo adesso all'ascolto, qui non c'è mai nulla di pronto, di preconfezionato, di preparato. Quello che sentite è naturalmente unico, perché esce una volta dedicato
agli ascoltatori di Radio Fiorentino, come abbiamo sempre fatto con tutti i musicisti che sono venuti a trovarci, che con noi hanno condiviso le loro canzoni, la loro gioia di fare musica insieme a noi. E soprattutto con questo verbo del divertirsi, dello stare bene insieme. Spero che ti stia divertendo, Ricky. Tanto, tanto. Eh? Sì, ci stiamo divertendo. Stiamo a fare troppi seri. Stiamo a fare troppi seri, forse. Ma sempre perché tu sei abbastanza teso, perché... No. Però vi assicuro, non perdetevi mai questo lupo di palco che è Ricky. E anche per le sue battute sempre frizzanti, si ride, si scherza, si ascolta musica, insomma quelle cose che ci piace fare, e soprattutto ci piace fare in compagnia e condividere. Adesso no, io non lo so cosa ha preparato. Adesso facciamo un altro grandissimo pezzo di Bob Marley, Waiting in Vain. Waiting in Vain, cioè bella. Aspettando in vano. Esatto. C'è uno che sta sotto la casa di una, aspetta che questa ci apre le finestre, se vogliamo, no? E dice: io non voglio più aspettare in vano il tuo amore. Dice, punto. Diciamo che è qualcosa che coinvolgerà tantissimi. Almeno una volta nella vita abbiamo aspettato qualcuno in vano. Waiting in Vain continua il tributo di Ricky Salvatori al nostro Bob Marley. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I rest my eyes on you, girl, my heart say follow through. But I know now when I wait down on your line, but the waiting feeling fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know to do my thing. Don't talk to me as if you feel I'm down. I wanna know where you're gonna come soon. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause if summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, 'cause I'm still waiting there. I'm still waiting there. I'm still waiting there. And I'm still waiting there. Knocking on your door, but I still can knock some more. Ooh girl, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. In life I know we had lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes, but while I'm waiting for my turn. Soon, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait, I don't wanna wait. I don't wanna wait in vain for your love. No, I don't wanna wait in vain. No, I don't wanna wait in vain. No, I, no, I, no.
one wanna wait in vain. If your love that you're running for is your love that you're running from, is your love that you're running from, is your love that you're running for, is your love that you're running for, is your love that you're running from, is your love that you're running for, is your love that you're running for. No, 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 I, no, I, no, I don't wanna wait in vain. No, I, no, I, no, I don't wanna wait in vain. No, I, no, I, oh, I don't wanna wait in vain. No, 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 I, no, I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. Ricky Salvatori, siccome che abbiamo una iniziativa che è questa, praticamente vogliamo che voi, se naturalmente vi fa piacere, sostenete la nostra radio. Abbiamo fatto dei bellissimi ombrelli pieghevoli griffati Radio Fiorentino, e naturalmente per sostenerci potete richiederlo. Ma come sono questi ombrelli? Sono veramente sono belli. A proposito, mi è fatto venire in mente una cosa. C'è qualcuno, per esempio, che con il reggae ha fatto un po', e questo comunque ti fa onore, ha fatto un po' come fai tu con le parole, che ci giochi tantissimo. Lui era un grande, purtroppo anche lui se n'è andato, e sembra quasi che vogliamo riavvivare qualcuno. Tanti dei migliori se ne sono andati. Lui naturalmente è italiano e giocava moltissimo con le parole. Quando praticamente si cominciava ad ascoltare un po' il reggae, lui ne ha ricavato subito qualcosa di veramente simpatico, che resterà sempre negli annali della storia della musica, e soprattutto perché non ci ha fatto mai mancare il suo messaggio, il suo contributo nel sociale, cioè descrivendo la vita di tutti i giorni, momenti di amore e non amore, momenti belli e brutti, come naturalmente la vita ci riserva un po' a tutti. Ed ha scherzato un po' su questo reggae. Lui era il grande Rino Gaetano, voglio dire è Rino Gaetano, perché lo abbiamo ancora nei nostri cuori, vive sempre con noi, e abbiamo scelto proprio per scherzare nella serata, perché ci piace scherzare, stare insieme e farci anche due risate, una cosa che parla di politica. E naturalmente tante volte lo abbiamo detto anche noi, non tareg più. È stato bellissimo ricordare Rino Gaetano con il suo Nunta Reggae Q. E voglio ricordare anche che nel reggae c'è tanta roba in Italia, che naturalmente ci propone questa musica, e sopra tanti tanti messaggi che spaziano tra tanti problemi sociali che ci attanagliano tutti i giorni. Uno di questi gruppi si chiama 99 Posse, insieme a Mamma Marias e Albo Rosi, che è uno di quelli che abbiamo potuto anche ascoltare ultimamente a Roma, perché è andato in concerto, con questa Curre Curre Wayo Still Running. Curre Curre Wayo. E la regia naturalmente ci ricorda che stiamo sforando. A noi non interessa, abbiamo tempo. Abbiamo tempo per fare ancora due pezzi e per poi salutare i nostri affezionati ascoltatori. Vi ricordo ancora una volta questa iniziativa, perché mi dicevano che prima non ho detto il prezzo. Comunque con 5 euro prendete un ombrello pieghevole molto bello, simpatico, utile. Abbiamo deciso quest'anno di fare questa iniziativa per Natale, e voi naturalmente con 5 euro prendete l'ombrello e sostenete la radio della vostra città, la radio di Fiorentino e la radio un po' di tutti quanti, perché voi sapete che con il web arriviamo in tutto il mondo. Ci fa piacere che ci ascoltano nel nord Europa, in diverse nazioni d'Europa, in America, ci ascoltano anche in Oriente, e questo veramente ci fa piacere. Io a questo punto curre curre voglio dei 99 Posse, che sono stati, possiamo dire, un gruppo che con reggae sono stati una vera macchina da soldi.
Infatti, i 99 POS. Eccolo qui, il Ricky che conosciamo, la sua battuta sempre pronta, la chitarra sempre sul pezzo, e il pezzo qual è? Burning and Looting. Oh. This morning I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniform of brutality. Oh, how many rivers do we have to cross before we can turn to the boss? Oh, that we gonna be burning and looting, burning and looting, burning and looting tonight. Oh, burning and looting, oh, burning and looting, burning and looting tonight. How many rivers do we have to cross before we can turn to the bus? Burning and alluring, oh, burning and alluring, oh, burning and alluring tonight. Oh, give me the food and let me grow. Let the roots man take a blow. Oh, 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 them drugs gonna make you blow, blow now. It's not the music of the ghetto. Oh, weeping and a wailing, weeping and a wailing, a weeping and a wailing tonight. Oh, burning and a looting, burning and a looting, burning and a looting tonight. Curfew. Oh God, I was a prisoner too, yeah. Could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniform of brutality, yeah, yeah. How many rivers do we have to cross before we can turn to the boat? All that we go, it seems we have lost. We must have really paid the cost. Yes, so we gonna be burning and looting, burning and looting, burning and looting tonight. Yeah, burning and looting, burning and looting, burning and looting tonight. This morning, this morning, this morning. This morning, this morning, this morning, this morning, this morning. Ricky Salvatori, allora. Ok, dobbiamo. Stiamo. Dimmi. Stiamo arrivando praticamente all'ultimo pezzo che facciamo adesso. L'ultimo pezzo che. Diciamo che ne potremmo fare ne a parte potremmo... ci sono arrivati dei messaggi che volevano dei pezzi per Capodanno. Ma qua avete sbagliato persone. Chi deve capire ha capito. Quindi noi possiamo fare un pezzo adesso suonato e cantato. Allora, diciamo qualcosa su questo pezzo, perché praticamente qui c'è anche un po' di storia. Questo lo possiamo mettere sullo stesso piano di Imagine di John Lennon. Sì, diciamo secondo come, me sì. Come perché... grido, come urlo del cioè quello del senso delle parole e della musica, pure semplici. Redemption Song. Sì, nel 1980 il disco Uprising segna la fine della produzione di Bob Marley. Si tratta di un disco pieno di significato religioso che contiene singoli come questa, appunto, che ci farà rivivere un po', come Redemption Song oppure Forever Loving Ja. Ed è proprio in Redemption Song che Marley canta: emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale,
nessuno, a parte noi stessi, può liberare la nostra mente. Questa è Redemption Song. Il cancro nel frattempo si diffondeva nel suo corpo, dopo aver concluso una trionfale tournée estiva in Europa, dove svolse il suo più grande concerto a Milano davanti a 100.000 persone il 27 giugno 1980, Marley tornò negli Stati Uniti e portò a termine le prime date del programma. Dopo due concerti al Madison Square Garden di New York, però, Marley ebbe un collasso facendo jogging al Central Park. Il 23 settembre 1980 Bob tenne il suo ultimo concerto allo Stanley Theatre a Pittsburgh. Tutti questi concerti fecero parte del suo ultimo tour prima della morte. L'Uprising Tour, e naturalmente dopo l'evento Bob andò a Monaco in Germania per un consulto medico dal dottor Joseph Issels, specializzato nel trattamento di malattie in fase terminale, ma purtroppo fu trascurato questo cancro, che cominciò dall'alluce, mi sembra, sì, dal piede, sì, dal piede, e purtroppo non fu curato ed arrivò fino al cervello. Sì. Ricordate sempre questa cosa. Noi vogliamo salutarvi così, anzi dopo riuniremo anche la famiglia Marley per voi. Intanto emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale. Nessuno, a parte noi stessi, può liberare la nostra mente. A te, Ricky. Old pirates, yes, they rode by. Sold I to the machine tree. Minutes after day to cry from the bottomless pit. But my aim, what makes wrong? By the end of the Almighty, we overwhelm this generation. Triumphantly, won't you help to sing this song of freedom? Is all I ever read. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, cause none but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophet? Cause while we stand aside and look, oh, some said it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? It's all I ever read. Redemption song, redemption song, redemption song, redemption song. Mental slavery, cause none but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophet? Cause while we stand aside and look, oh, some shit is just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom?
is all I ever am. Redemption song, redemption song, redemption song. From mental slavery. Allora, sai, è bellissima questa canzone. Sai cosa? Mi è venuto un flash, no? Dimmi. The Rock Act, che tu non ti fermeresti mai. L'ultima volta carabinieri, vigili urbani, niente, che ci fermavano, volevano staccarci la musica. No, perché allora in quel momento i carabinieri, la polizia municipale rappresentavano le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine. Forse. E infatti non riuscivano poi così tanto a fermarci, no? No, perché poi c'era il pubblico sotto che continuava. Che voleva. Ovviamente giocavamo in casa, lo dobbiamo dire, perché non è che giocavamo in casa, però c'è stato. Mi ricordo. Non ci volevano smettere di suonare. Ma succede spesso questo. Sì, succede spesso. Quando Riccardo Salvatori con i suoi gruppi, in particolare con i Reggae Malasound, suonano, veramente non si vorrebbe mai smettere. Mai. E così siamo arrivati alla fine. Alla fine di questo piccolissimo tributo che noi abbiamo voluto dare a Marley e che io ho voluto un po' impersonare, perché tu sei quello che più di tutti, almeno per quel che ci riguarda, vuoi ricordare sempre con tanto affetto, con tanto amore, la musica reggae ed in particolare Bob Marley. Abbiamo saputo anche che state preparando questo bel tributo e quindi noi saremo con voi sempre, fateci sapere le date, noi a Radio Fiorentino naturalmente vi siamo sempre vicino, noi Radio Fiorentino e Rock Art siamo tutti veramente una famiglia, una comunità a cui piace divertirsi. Lo stiamo preparando sicuramente per sotto Natale, faremo questa prima, te lo dico in anteprima, questa prima uscita con questo tributo a Bob Marley. Nel frattempo approfitto però per ricordare che mercoledì sera, mercoledì 7, visto che il giorno dopo è festa, è l'Immacolata, l'Immaculation Conception, suonerò live chitarra e voce al il locale storico di Fiorentino, il Torchio, a Santa Lucia. Bellissimo. Saluto infatti Stefano e Marina, mi hanno invitato a suonare. E venite, perché il giorno dopo non dovete fare un cazzo perché è festa. E a meno che se non siete preti e suore. Quindi il giorno mercoledì sera vi aspetto al Torchio alle 10:30. Allora alle 22:30 al Torchio ci sarà Ricky Salvatori. Volevamo lasciarvi con questo ricordo, quindi questo ulteriore peggioramento che avvertì nel volo di ritorno dalla Germania verso la Giamaica Bob. Il volo fu deviato in direzione di Miami in Florida, dove Bob venne ricoverato presso il Cedar of Lebanon Hospital, dove morì la mattina dell'11 maggio del 91. Poco prima di morire poco prima di morire Bob decise di parlare con tutti i suoi figli e le sue parole furono rivolte al figlio Ziggy Marley. Money can't buy life. I soldi non possono comprare la vita. Io Franco, io ti abbraccio, ti abbraccio Radio veramente Fiorentino. E ti ringrazio. Quando vuoi, tu sai, ormai la porta è questa. Okay. Con Andrea Festone alla regia audio. Ciao a tutti. Carlo Leoni alla regia video, che ringraziamo sempre, è una delle colonne portanti. Ti abbraccio fortemente. Grazie. E naturalmente avremo tantissime occasioni per stare insieme e divertirci. Noi lasciamo il nostro pubblico in compagnia della famiglia Marley che si riunì con questo bellissimo filmato dove c'è la famiglia Marley. Quindi alla prossima. Grazie. Al prossimo. Grazie, lunedì per Number One Selection. Grazie veramente di cuore Ricky Salvatori e alla Reggae Malasound. You know Reggae Malasound. Ok, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie.